Oggi, 18 ottobre 1947, Bronx, New York, nasce Laura Nigro, primogenita di Gilda Mirsky, una libraia della zona, e di Louis Nigro, trombettista che per sbarcare il lunario fa l'accordatore di pianoforte. Grazie ai geni paterni e alla passione musicale della mamma, la cui spettacolare collezione di dischi spazia dal jazz di Billie Holiday alle composizioni raffinate di Ravel e Debussy, Laura inizia presto a suonare il pianoforte. Impara da sola, a orecchio, ascoltando proprio i vinili della mamma. A 8 anni è già in grado di scrivere e suonare le sue prime canzoni. Le scuole che frequenta ampliano formazione e orizzonti culturali. Laura divora libri di poesia, si accosta a nuovi universi musicali. Da adolescente trascorre le vacanze estive con la famiglia nella zona di Woodstock, mentre quando è a New York suona con un gruppo di amici sotto la metropolitana o agli angoli delle strade del Greenwich Village. Non le piace il cognome paterno. Nigro, pronunciato così, in inglese significa negro, e quindi lo modifica leggermente. Toglie la G, mette una Y al posto della I e per tutti diventa Laura Nigro. Nel 1966 suo padre le presenta Artie Mogul, produttore discografico esperto che ha già lanciato con successo le carriere di personaggi come Bill Cosby, Bob Dylan, Peter, Paul and Mary e molti altri ancora. Grazie a Mogul, che diventa il suo manager, Laura vende per $5,000 la sua prima canzone proprio a Peter, Paul and Mary, incide l'album di debutto per la Verve e partecipa al festival in Monterey in piena Summer of Love. Le sue canzoni raffinate con influenze jazz sono una novità assoluta per il mondo rock di fine anni 60. David Geffen e Clive Davis, vedendola a Monterey, la mettono sotto contratto portandola via a Mogul per una cifra allora stratosferica di quasi $500,000. Ma ne guadagnano assai più del doppio quando negoziano un nuovo accordo con la Columbia e proprio da quel fantastico affare parte la loro carriera di discografici leggendari. Laura Nigro, invece, nonostante i successi, rimane sempre un po' nell'ombra, in virtù di un carattere scontroso, di una attitudine artistica assai poco propensa al compromesso. A 50 anni, l'8 aprile del 1997, muore di cancro alle ovaie, lo stesso male che le aveva portato via la mamma. La sua musica, però, resta da allora e per sempre nel cuore degli appassionati. No, baby, I just saw the devil and he's smiling at me. I heard my bones cry, a devil, why is it got to be a devil? Tricks and traps will come and go. You're starving today, but who cares anyway? Baby, feels like I'm dying now. I swear there's something better than